Can I now introduce Mr. Mario Serini and Gianni Mato, who are representing ASAMAC, who we heard from this morning. Mario is president of Italprogetti, and Gianni is general manager of Gemata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io, come ha detto, sono Serrini. Mi occupo da 40 anni di macchine ed impianti per l'industria, per la conceria. Abbiamo avuto esperienze in tutti i paesi del mondo. Ho sentito con molto interesse questa mattina i vari relatori, con interesse anche il rappresentante della FAO, e niente, cercherò di darvi alcune delle esperienze che mi sono di raccontarvi alcune delle esperienze che mi sono fatto, e mi piacerebbe trasmettere le sensazioni che ho io da parte di clienti del mercato e dei vari mercati internazionali. È chiaro che negli ultimi anni il contesto socio-economico è profondamente cambiato, no? L'economia è globalizzata e ora non si può fare a meno di parlare di ecosostenibilità. La parola eco e bio è sempre, le due parole sono sempre presenti e sono giustamente entrate a far parte del bagaglio culturale della gente. L'industria tutta l'ha capito questo e sa che senza il rispetto dell'ambiente e della biosostenibilità non esistono prospettive di lungo termine. Io voglio dire che se i problemi sono affrontati in modo razionale e corretto, non lo vedo assolutamente come un freno e un aumento di costo, anzi, secondo me ci possono essere molti ritorni positivi in questo. I settori industriali della filiera a noi collegati hanno percepito subito questi concetti e cavalcano il cambiamento. Primi fra tutti sono l'industria dell'auto, la grande industria calzaturiera e non ultima l'industria del lusso e della moda, che tanto ha di impatto sull'opinione pubblica mondiale. La pelle da sempre è stata considerata un sottoprodotto e la conceria è stata recepita come un'industria sporca e inquinante, veniva relegata nelle periferie delle città. Oggi per il nostro comparto è diventato vitale intervenire con grande impegno per cambiare questa immagine. Certe volte da parte diciamo anche di qualche conciatore c'è un certo timore in questo, però io andrei tranquillo e spingerei in questa direzione senza tanti dubbi. Come costruttori italiani di macchine e di impianti, partendo da dalle nostre esperienze tecniche quotidiane, abbiamo realizzato soluzioni impiantistiche che permettono di raggiungere efficienze produttive e specifiche qualitative necessarie richieste dal mercato internazionale, che è sempre più esigente. Come costruttori di impianti per conceria abbiamo ben chiaro il concetto che ci viene dalla storia dell'industria moderna. L'innovazione di processo è necessaria, le nuove tecnologie saranno le due componenti che l'innovazione e le nuove tecnologie saranno le due componenti che permetteranno di draghettare l'industria della pelle nel futuro. Quali fornitori, parlo a nome mio personale e anche a nome degli altri costruttori di ASOMAC, quali fornitori di macchine e impianti alle concerie di tutto il mondo riceviamo e selezioniamo ogni giorno
le richieste di clienti e di soggetti della filiera pelle. Questo ci permette effettivamente di avere una visione globale e di pensare e creare le macchine e le attrezzature in grado di sostenere e diffondere l'innovazione. Quindi in collaborazione con i conciatori noi recepiamo questo, loro chiaramente ce lo comunicano, noi implementiamo le idee che ci danno e in questo modo l'innovazione va avanti. Chiaramente l'innovazione deve andare sempre avanti tenendo conto della sostenibilità in tutti i sensi. Come ho già detto e lo ripeto, la sostenibilità non va vista come un costo. Poi vediamo anche alla fine perché ho questa idea. Negli ultimi, io principalmente mi occupo dei reparti a umido, mentre il mio amico Maitan si occupa più della parte di rifinizione, quindi io mi riferirò di più alla zona umido in conceria. Negli ultimi 20 anni i reparti a umido delle concerie sono cambiati profondamente, non sono riconoscibili. Basta osservare le foto della precedente, poi tutti abbiamo presenti i vecchi bottali rispetto ai nuovi. Quindi guardiamo, cerchiamo di capire quali sono state le evoluzioni e i cambiamenti. Le tecnologie meccaniche e impiantistiche esistenti oggi sono già collaudate e efficienti. I nuovi bottali hanno prestazioni molto convenienti in termini di efficienza complessiva. I controlli di processo oggi disponibili sono affidabili e relativamente molto economici. Il controllo di qualità e il controllo dei costi sono alla portata di tutti coloro che vogliono andare avanti. Sono stati progettati impianti, progettati e utilizzati già da molti di voi da molto tempo, impianti per la gestione automatica dell'acqua, dei prodotti, di tutto il processo. Sono stati progettati impianti per la movimentazione della pelle in automatico, senza necessità di operazioni manuali costose e pericolose. Sono state costruite macchine completamente automatiche per lavorazioni in continuo, come scardatrici, spaccatrici, rasatrici, chi ne ha più ne metta. Cioè le macchine oggi esistono, macchine moderne che danno prestazioni ottime e vi permettono di controllare la qualità. Questi sono tutti strumenti che possono essere utilizzati per organizzare e gestire il processo con modelli di business che sono il pilastro di una moderna produzione industriale. Cioè noi, la conceria di una volta, bisogna scordarsela, perché oggi voi avete delle industrie che devono essere moderne e industrie, non più diciamo relegate nelle periferie come una volta. Qui si vedono io non li chiamerei più bottali, ma li chiamerei reattori biochimici rotanti, che sono quelli che si vedono là. Perché non sono più bottali? Bottali una volta ci mettevate le pelli e come venivano. Oggi in questi nuovi tipi di bottale voi potete fare tutti i controlli che volete, dalla temperatura, alla velocità, al controllo di peso, al controllo di pH, alle filtrazioni, a operazioni altamente corrosive che prima non era possibile fare, e quindi avete a disposizione questi reattori biochimici rotanti che vi possono consentire di fare, con l'aiuto chiaramente dell'industria chimica, che tutti i giorni è a vostra disposizione, di innovare veramente quella che è la vostra industria. Negli ultimi 30 anni le esigenze di un'economia sempre più globalizzata, insieme alle pressanti normative ambientali, hanno costretto i costruttori di macchine e di impianti e i fornitori di prodotti chimici
a investire in modo serio e massiccio in importanti e evoluti progetti di ricerca. I risultati effettivamente sono quelli che di cui ho parlato un momento fa, non sono mancati. C'è stata e è in corso una evoluzione tecnologica molto importante. È evidente che gli attori principali della filiera sono i primi a sfruttare le nuove tecnologie e gli altri, una volta messo in marcia il processo, seguiranno senz'altro, sfruttandone anche i vantaggi e i risultati. Qui si vedono chiaramente bottali di ultima generazione, gli impianti per il caricamento e lo scaricamento delle pelli, tutto in automatico. È possibile. Sono impianti che hanno un controllo di processo registrato, ottimo per il controllo della qualità. Se alla fine ci fosse un problema, è possibile risalire a tutti i parametri che si sono avuti durante la lavorazione e quindi se c'è un problema si riesce anche a capire se è stato un problema dell'operatore, se è stato un problema della macchina, se è stato un problema dei prodotti. Questo è importantissimo. Il primato dei costruttori italiani di macchine e di impianti nasce dall'opportunità che abbiamo noi costruttori italiani di lavorare a diretto contatto con i conciatori nei distretti conciari. Prima lavoravamo a contatto con i distretti d'Arzignano, con i distretti di Santa Croce, di Solofra, ora lavoriamo un po' in tutto il mondo e quindi abbiamo ancora più input da parte di tutti. Quindi possiamo recepire sul nascere le esigenze future. Questo è il motivo per cui l'innovazione è spesso trainata e spinta da noi. Chiaramente a noi interessa vendere le macchine, ma gli input per fare nuove macchine e nuovi impianti vengono chiaramente da voi. Non a caso noi costruttori abbiamo sviluppato le necessarie sensibilità e introdotto opportune innovazioni nei nuovi prodotti per affiancare la conceria nei prossimi anni. Chiaramente noi dobbiamo prepararvi le armi per andare avanti. Chiaramente sono stati introdotti nuovi materiali come il polipropilene nella costruzione dei bottali, i controlli di processo integrati, i controlli dei costi anche a distanza, la logistica interna come abbiamo visto prima. È importante premettere che quanto andiamo a dire sulle novità e sul futuro che stiamo vedendo non ci riferiamo a prove di laboratorio, ma ci riferiamo a alcuni nostri clienti che ci hanno creduto per primi e che utilizzano anche macchine da 15 tonnellate e stanno andando avanti con nuovi processi che effettivamente hanno una prospettiva, secondo me, importantissima, che servirà proprio a traghettare la conceria nel futuro. Quindi quello che andiamo a dire non è riferito a prove di laboratorio, ma è riferito già a produzioni di serie. Da parte nostra possiamo garantire che questi nuovi sistemi li abbiamo concepiti pensando a non forzare troppo sui costi di esercizio di manutenzione e da parte dell'industria dei prodotti chimici c'è stato un grosso supporto, specialmente negli ultimi tempi, proprio per valorizzare quello che queste macchine possono fare. Passiamo ora a quello che vediamo qua. Lì vediamo delle pelli bianche che non sembrano neppure pelli provenienti da un calcinaio
e il reparto umido del futuro, secondo noi, è già disponibile. Pensare a processi anche tradizionali e con risparmi di acqua di oltre il 30-40% oggi è possibile. Spesso non è facile introdurre queste tecnologie in conceria, ma è possibile, senza dubbio. Quello che vale per l'acqua vale anche per l'energia elettrica e specialmente per l'energia termica. Siamo convinti che risparmi sull'energia elettrica del 30% e su quella termica del 50% sono alla portata di tutti, inserendo nel ciclo macchine più moderne e guardando anche un po' di più alla gestione degli impianti. Quindi oggi si deve parlare di un nuovo livello di sensibilità della filiera, e perché le richieste di ecocompatibilità di processo ci arrivano da tutte le parti e possiamo arrivare a darvi ecocompatibilità lavorando su tutti i livelli. Oggi il riciclo dei bagni con filtrazioni, con impianti di trattamento è possibile e talvolta riesce a dare anche risultati migliori sul prodotto finito. I sistemi di miscelazione e la precisione sul dosaggio prodotti è enorme. Chiaramente il tutto va fatto con maggiore attenzione alle normative internazionali, alle normative di sicurezza, perché questo è fondamentale. Come costruttori di impianti abbiamo, come detto, lavorato molto negli ultimi 15 anni per arrivare a questo livello tecnologico e di conoscenza, specialmente nel trattamento delle acque. Siamo in grado di garantire che è possibile ottenere un nuovo processo conciario industrialmente affidabile e rispettoso dell'ambiente. Se dico che inquinare il 50% in meno e consumare il 50% in meno di energia è possibile, ve lo dico che possiamo garantirvi che è alla portata di tutti. Chiaramente dobbiamo lavorarci molto. E quello che è molto importante e che io vedo che mi capita in molte parti è la formazione del personale. La scuola e la formazione del personale è fondamentale, perché quando avete a disposizione personale formato che capisce di cosa si sta parlando, la strada è in discesa. Quando il personale purtroppo non ha avuto la spinta giusta, diventa molto complicato. Ora vorrei pensare a uno scenario nuovo e sarei anche lieto se poi qualcuno mi fa qualche domanda, perché magari io parlo un po' a ruota libera e probabilmente in certe cose non sono stato chiaro. Quindi pensiamo ora a un nuovo scenario dove ci siano sensibilità da parte di tutti dei protagonisti e da dove dobbiamo iniziare. Chiaramente la prima fase che ci può iniziare a dare grossi vantaggi per giungere a questo 50% in meno di inquinamento è il macello. Se partiamo male dal macello, ce l'ha detto anche il signore della FAO prima, succedono dei disastri completi sulla qualità, sui rendimenti, eccetera. Quindi una delle cose fondamentali è coinvolgere i macelli, e sappiamo che già molto si sta facendo, si potrà e si dovrà fare per evitare perdita di qualità nella fase di lavorazione e costosi e inutili trattamenti di salatura. Si sa che già molte concerie stanno lavorando pelli grezze senza salatura, quindi senza grossi problemi di sale e di lavorazioni. Abbiamo avuto contatti con grossi gruppi di macellazione
perché riuscendo a trattare già nel macello, magari con un trattamento ossidativo senza solfuro, tutti gli scarti e le rifilature, le potenzialità per recuperare gelatine, grassi da tutti gli scarti, senza farli arrivare, magari salati anche, in conceria, questo grandissimo macellatore ha fatto dei conti e ha visto che il ritorno, il valore aggiunto che gli può ritornare dal trattamento dei ritagli fatto all'interno con procedimenti con acqua ossigenata sono veramente, veramente importanti. Questo è un primo intervento che si può fare a monte del processo e da solo questo ci dà grossi vantaggi economici ed ecologici. Non vorremmo essere troppo ottimisti, però anche la scarnatura fatta in macello con conseguente recupero di grassi e proteine senza passarli in un bottale di calcinaio ci sembrerebbe una cosa necessaria e auspicabile. Ritorniamo sul dipartimento umido. I nuovi bottali a disposizione, che chiamiamo reattori biochimici rotanti, consentono di introdurre nuove applicazioni. La possibilità di controllare e programmare con accuratezza i vari parametri all'interno del bottale permettono ai tecnici della pelle di studiare nuovi processi, sia di calcinaio, di concia che di riconcia. E anche le nuove tecnologie acquisite che stanno andando avanti, il discorso del metal free e, importantissimo, il nuovo processo di calcinaio ossidativo. Questi processi nuovi, specialmente il calcinaio ossidativo, permette di ottenere un prodotto finito di migliore qualità e con enormi vantaggi ecologici. Però qualità, ecologia, diciamo che è una cosa molto, molto importante. La pelle trattata con calcinaio ossidativo è più reattiva e permette di diminuire i prodotti per concia e riconcia. La pelle rimane bianca, si possono fare i colori impensabili quando c'è una base di calcinaio tradizionale, non esiste più il problema del bulbo che per tanti di voi è un grosso problema, il problema delle rughe che c'era all'inizio è risolto, così come quello della consistenza sul fianco. I sottoprodotti che vengono dal calcinaio ossidativo sono stabili e trattabili e quindi commerciabili. Quello che ci dà la grossa speranza su questo processo veramente nuovo, interessante, o meglio non è nuovo, ma oggi ci sono le macchine per farlo, prima non c'erano. Il bagno di calcinaio ossidativo, quindi fatto con acqua ossigenata, non c'è più solfuri, non c'è più H2S, ci scordiamo dell'H2S. Quindi, una volta scaricato questo bagno, è facilissimo acidificarlo e precipitarlo. E poi cosa ci abbiamo? Ci abbiamo proteine. Abbiamo un precipitato che una volta filtrato, questo precipitato è un concime preziosissimo rispetto ai concimi chimici che vengono utilizzati oggi, questa è una manna dal cielo per chi lo utilizzerà. Quindi dal calcinaio ossidativo è abbastanza semplice tirar fuori un concime e non avere più H2S, assolutamente più H2S. Quindi il trattamento dei reflui parte da una scelta, da un utilizzo corretto dei prodotti chimici e da un buon layout di processo. Selezionare a monte significa facilitare tutti i trattamenti a valle, questo è il primo tema da promuovere. Io vedo che da tutti i nostri clienti, a tutti i nostri clienti le idee non mancano e quindi ci sollecitano. Come costruttori siamo e saremo sempre attenti alle nuove esigenze. Siamo convinti che è importante promuovere il concetto che la pelle è un prodotto bio ed eco
e che l'impegno del nostro settore è quello di ottenere prodotti naturali con impatto ambientale minimo e, se possibile, positivo. In questo senso proviamo a pensare di sostituire la tradizionale depilazione con solfuro utilizzando il nuovo processo ossidativo. Siamo certi che solo questo cambierà l'odore e l'immagine della conceria. Quindi non più odore di idrogeno solforato, ma solo un buon odore di pelle. Questo è quello che auspico, perché la conceria bio e eco che tratta un prodotto biologico come la pelle deve avere in questo modo un futuro ottimo. Io sono molto ottimista. Vi ringrazio, vi saluto. Buonasera.